aveva tutto bruciato nel lato dietro l'orecchio, così la catenina spezzata. È stato brutto, è stato. Aveva gli occhi chiusi, aveva i vestiti bruciati e stava male, le condizioni non erano buone per niente. Allora, Sì. Valerio Rossi Albertini, che cosa accade quando il corpo umano viene attraversato da un fulmine? Allora, dipende se appunto il soggetto è colpito direttamente dal fulmine o il fulmine si scarica in prossimità, perché la tensione, cioè la quantità di elettricità che attraversa il corpo, può essere molto diversa. Tipicamente c'è l'arresto cardiaco e l'interruzione della respirazione, però ci possono essere anche delle ustioni per gli effetti termici di questa scarica. Se vuoi, ti posso far vedere in pratica. Con una simulazione. Allora, questa è una batteria. Se inquadriamo la batteria, sappiamo tutti quanti che nel momento in cui i due poli vengono a contatto, ecco, si sprigionano delle scintille. In questo simulatore io ho ricreato, non io, insomma, è stato ricreato la condizione dei fulmini. Allora, possiamo guardare questo simulatore e capire quali sono i pericoli e come poterli, entro certi limiti, prevenire. Allora, prendiamo un oggetto metallico. Se abbassiamo un po' le luci riusciamo a vedere meglio la situazione. Vedete, ci sono dei filamenti luminosi all'interno di questa sfera, i filamenti luminosi che si concentrano nel momento in cui io tocco con il metallo. Sì. Vedete che c'è un filamento più intenso Sì. che segue dove Quindi il vado io. metallo Quindi il metallo attrae. attira. Questo è l'effetto di Benjamin Franklin, che è anche detto effetto, ecco qui, effetto di punta. Ed è praticamente il parafulmine. Ora vediamo, se mettiamo invece un oggetto di plastica, vedete che la distribuzione dei fulmini non cambia, rimangono tutti quanti nella loro posizione, non sono minimamente attirati dalla Sì. presenza. Allora, l'idea è questa, e il nostro corpo, questo è un pupazzetto di plastica, e il nostro corpo come reagirà? Come un parafulmine o come un isolante di plastica? Disgraziatamente, guardate, mi sacrifico io, eccolo qua, il mio dito attira la scarica. La scarica, ecco, lo posso far Quindi vedere non è un portandolo in oggetto di giro. Non metallo, è un non oggetto di è metallo, proprio il nostro corpo che il attira il nostro corpo che fulmine. ha una certa conducibilità. Tra E allora che poco, ecco, cosa? scusami Valerio, tra poco Dimmi. andremo anche ai funerali di Balocco, Sì. insieme al manager. Erano a bordo di due mountain bike, Sì. con pedalata assistita E quello che elettriche. voglio Ecco, farvi in vedere questo è allora come caso. ci si può proteggere. Prendo se riabbassiamo un attimo le luci Sì. si vede ancora meglio. Questo è un oggetto isolante. E guardate, se io metto l'oggetto isolante esattamente come prima, non succede nulla. Se invece, aspettate che mi metto magari, ecco, in una posizione più favorevole, così si può vedere, se metto il mio dito nudo attira il fulmine. Se invece metto il dito coperto di questo strato isolante, il fulmine non è più attratto. Quindi significa che per prima cosa, non è una leggenda metropolitana, le scarpe di gomma con una para spessa ci aiutano perché non Sì. si scarica. E quando siamo in aperta campagna, mi domandavano gli autori, dacci un consiglio pratico. Allora, in aperta campagna di solito ci si va, a meno che non siano proprio degli escursionisti, con la macchina si arriva fino all'inizio del sentiero. Tornate rapidamente indietro e la domanda è, ma la macchina, se ci montiamo sopra, è una trappola Sì. mortale o un rifugio? La seconda. È un rifugio che funziona benissimo. Perché? Perché vedete, l'intelaiatura della macchina è metallica e quando arriva il fulmine la scarica elettrica passa sulla superficie esterna E e dopo non entra scarica. nell'abitacolo. Certo. Oltretutto gli pneumatici isolano dal Sono di terreno. gomma. Alberto. Quindi entrate dentro la macchina, chiudetevi e aspettate che passi il Tra poco.